E ciao a tutti amici acquariofili, vi do il benvenuto in questo nuovo video di Philos Aquarium. Come state? Spero bene, spero che i vostri pesci stiano in piena forma. Quest'oggi andiamo ad affrontare un argomento molto comune che mi è stato chiesto da più persone. Come penso abbiate già notato, parleremo di alimentazione, è un argomento che ho trattato molto spesso sul canale, ma quest'oggi andiamo ad approfondire le quantità e non quello che può barra deve mangiare un pesce rosso. Ci ho già fatto un video a riguardo, molto probabilmente lo rifarò più aggiornato, però vi lascio il link in alto a destra. Specifichiamo che andiamo a parlare di mangimi oggi, quindi la quantità di mangime, quindi scaglie, granuli, quei formati più comuni, quindi non vediamo i cibi freschi che hanno un altro tipo di quantità e di razioni. Prima di cominciare voglio solo dirvi una cosa che ho detto spesso, ma magari qualcuno non lo sapeva, il fatto, i pesci rossi muoiono veramente per troppo cibo? La risposta è sì, però è sbagliato dire che muoiono per il troppo cibo, perché sì, capita di dare troppo cibo, ma succede che con quel troppo cibo il nostro pesce rosso assimila male gli alimenti e quindi c'è un rischio molto alto che contragga delle malattie, specialmente la malattia della vescica natatoria, blocchi intestinali e tanto altro. Quindi questo detto è giusto, ma in parte, ragazzi. Quanto cibo dobbiamo dare ai nostri pesci? Ripeto, parlando di mangimi, quindi principalmente granuli e scaglie, che sono quelli più venduti per i pesci rossi. C'è scritto sempre sulla confezione quanti minuti ci deve mettere il pesce a mangiare. Normalmente questo tempo è sui 2 minuti, quindi i nostri pesci barra il nostro pesce deve mangiare il mangime entro 2 minuti di tempo. Questo perché se lo mangia in 3-4 minuti, anche se abbiamo 150 pesci rossi, vuol dire che c'è troppo cibo, e stessa cosa se ne mangia di meno, quindi se ci mettono 30 secondi a mangiare tutto, vuol dire che è troppo poco. È giusta come osservazione, però voglio specificarvi che non sempre bisogna adattarsi in base al tipo di pesce. Se abbiamo a che fare con pesci rossi eteromorfi, quindi oranda, questo lasso di tempo sarà più lungo, perché sono più goffi nel nuoto. A differenza invece, se abbiamo a che fare con dei pesci rossi omeomorfi, quindi pesci rossi comuni, quelli con una sola coda e con una forma più idrodinamica, questo lasso di tempo può essere sì giusto, ma anche più breve, perché sono molto veloci e rapidi nel mangiare. Che io sappia, questo non viene quasi mai specificato nelle confezioni dei mangimi, quindi bisogna fare molta attenzione. Sempre parlando di razioni, viene tanto detto il classico pizzico. Ma che cosa vuol dire il pizzico? Quando mi viene detto quanto deve mangiare i pesci rossi, mi capita gente che dice mi hanno detto di dare un pizzico di mangime. Ma questo pizzico può variare in base a quanti pesci, che tipo di pesci e che tipo di mangime. E poi piano piano questo pizzico diventa, come si dice, automatico. Non pensi più alla razione del mangime e dai così come ti sembra, a naso come dico io. Però è una cosa che viene solo col tempo. In questo caso qua sta a voi a decidere quanto devono mangiare i vostri pesci rossi, quindi fate delle prove, magari un giorno ne date un po' di più con un pizzico e vedete quanto ci mettono. Per capire di conseguenza se i nostri pesci rossi hanno mangiato abbastanza, dobbiamo proprio osservarli nel loro comportamento. Se dopo il cibo sono ancora molto arzilli, vuol dire che hanno bisogno ancora di un pochino di cibo. Mentre invece quando andiamo a mangiare, i pesci dopo iniziano a diventare un po' goffi nel nuotare, un po' letargici, lì ci fa capire che abbiamo esagerato. La cosa ideale è la via di mezzo, quindi quando abbiamo dei pesci attivi ma non affamatissimi, va bene. Per assurdo è meglio tenere dei pesci un po' più affamati rispetto che troppo sazi. Perché? Io voglio spiegarvi tutto, quindi anche il perché del perché del perché. Perché è meglio tenere i pesci più affamati rispetto che troppo sazi? Perché così preserviamo la salute dell'intestino. Perché come sapete il pesce rosso, come tutti i carassi, è senza lo stomaco. E quindi, essendo senza lo stomaco, la digestione è molto più concentrata all'interno dell'intestino. E quindi preservandolo avrà una digestione più rapida e più efficiente. In più preserviamo non solo, come ho detto prima, l'intestino, ma anche la vescica natatoria, quindi la salute dell'organo fondamentale per il nuoto, perché se ne andiamo troppo questa vescica si infiamma, specialmente se viene dato con cibi come scaglie, quindi con un apporto di aria molto molto importante, che così abbiamo dei pesci che nuotano meglio. Ed ecco quindi svelato il perché è meglio avere dei pesci un po' più affamati rispetto che troppo sazi. L'ultima domanda frequente è: quante volte al giorno dare da mangiare i pesci rossi? Io personalmente do una volta al giorno, però è molto meglio dare più, quindi anche 2, anche 3 volte al giorno, ma in piccole razioni. Questo perché? Perché, come ho detto prima, il perché del perché,
perché i nostri pesci in natura mangiano quasi continuamente, se sono in un luogo con abbondanza di cibo, perché ci sono le larve di qua, l'alghetta di là, l'insettino, e quindi in piccole simulazioni mangiano. Poi però capita il giorno di digiuno, perché magari non c'è tanto cibo, oppure mangiano pochissimo, e sta anche a noi farlo, perché fa bene. Va bene farlo perché ripulisce, come ho detto prima, l'intestino e gli organi dediti alla digestione, evitando quindi di rischiare dei blocchi intestinali, perché capita che magari un pesce rosso mangi 3 granuli in più alla volta e si bloccano nell'intestino. Quindi capite che non è semplice. Carissimi, quindi arriviamo alla conclusione che dobbiamo dosarci in base ai nostri tipi di pesci, al nostro quantitativo di pesci e alla nostra disponibilità di mangime. Finita lì. È difficile, ma solo col tempo riusciamo a trovare la reazione giusta da usare tutti i giorni, magari più volte al giorno, per tutta la loro vita. Direi di terminare qua, magari lo approfondiamo un po' più in un'eventuale diretta questo argomento, perché sono sicuro che sarà utile a molti di voi. Un saluto a tutti, se avete qualche domanda inerente scrivetemi pure un commento o contattatemi su Instagram, e ci vediamo nel prossimo episodio.